Siberia orientale, 3000 anni fa. In un'oscura spelonca aperta sul fianco della falesia a picco sulle onde, sta per avvenire una sensazionale scoperta. Mischiate ai ciottoli sul terreno, si intravedono strane forme pietrificate che sembrano ossa di esseri sconosciuti. A quale mostro terrificante sarà mai appartenuto questo enorme cranio con un unico grande foro nel centro? Forse a un gigante con un occhio solo? Ecco che prende forma, nella viva fantasia degli antichi, la leggenda del mostruoso ciclope abitatore di grotte, terrore dei naufraghi, mangiatore di uomini, simbolo di cieca brutalità. Ma a chi o a che cosa appartennero veramente queste misteriose ossa dalla straordinaria forza evocativa? Per saperlo, dobbiamo fare un altro grande balzo indietro nel tempo. Sicilia orientale, 500.000 di anni fa. Nella verde e soleggiata pianura, alle pendici dell'Etna, pascolano immensi branchi di animali. Il clima subtropicale è adatto a specie che oggi non troviamo più in questi luoghi. Ma all'osservatore umano non può sfuggire un altro curioso dettaglio. Questi pachidermi non sono più grandi del cigno nello stagno. Elefanti nani e cigni giganti, come se un mago si fosse divertito a sconvolgere le proporzioni dettate dalla natura. All'ombra del minaccioso pennacchio del vulcano, assistiamo a un fenomeno a dir poco straordinario. Come può essere spiegato? Da dove vengono questi elefanti alti appena 90 centimetri? Torniamo ai giorni nostri e proviamo a chiarire il mistero. Siamo al Museo di Paleontologia dell'Università La Sapienza di Roma e io mi trovo in mezzo a quelli che possiamo veramente considerare i gioielli delle nostre collezioni, perché sono dei pezzi unici al mondo. Una famiglia di elefanti in miniatura. I più piccoli elefanti che mai siano stati trovati nelle isole del Mediterraneo e che sono vissuti in Sicilia all'incirca fra 600.000 e 300.000 anni fa. E questi in particolare provengono dalla grotta di Spinagallo che si apre vicino a Siracusa, alle pendici dei Monti Iblei. Queste straordinarie creature derivano in realtà da altre creature per noi oggi straordinarie, ma molto comuni in tutta Europa occidentale a partire da 1 milione di anni fino a circa 30.000 anni fa. L'Elephas anticus, che arrivava fino a 5 metri di altezza al Garrese, questa in realtà è una femmina giovane, di circa 30 anni di età, quindi anche relativamente piccole. Come hanno raggiunto questi elefanti le isole? Nel modo più semplice, nuotando, utilizzando la loro flessibile proboscide sia come sensore per valutare la distanza della costa, sia come boccaglio per respirare l'acqua, mentre il mare arrivava a sfiorare il loro capo. E la domanda che si sono fatti gli scienziati fin dal primo ritrovamento di questi piccoli elefanti è stato: ma com'è possibile che animali così grandi, una volta arrivati sull'isola, riescano a diventare così piccoli? Come possiamo spiegare questo mistero? In questo straordinario scenario l'evoluzione procede con ritmi e con modalità diverse e moltissime sono state le domande, poche le risposte per spiegare come il processo di evoluzione insulare abbia portato a queste forme così diverse da quelle continentali.
Le ipotesi più accreditate sono quelle che si basano sulla mancanza di carnivori. In genere faune insulari, i carnivori sono poco rappresentati anche perché nuotano molto male e quindi un animale non ha più necessità di essere grande per potersi difendere. Altro problema è la riduzione delle risorse alimentari e quindi è più facile trovare cibo per tanti animali di piccola taglia che per animali di taglia grande. Per di più arrivano pochi colonizzatori e quindi c'è un continuo rincrocio fra esemplari della stessa popolazione. Questo può favorire il processo di riduzione di taglia. In realtà forse l'ipotesi è ancora più semplice. In funzione degli altri erbivori presenti sulle isole, i grandi mammiferi tendono ad avere la taglia che consente loro di vivere nel miglior modo possibile con il minor dispendio di energia. Quindi sostanzialmente i grandi mammiferi diventano sempre più piccoli e questo non succede solo agli elefanti. Abbiamo taglie ridotte in tutti i colonizzatori, negli ippopotami e nei cervi. Ma che cosa succede per esempio in animali che invece sono già piccoli? Cosa fanno i piccoli mammiferi? Nelle isole, in questo mondo che cambia, animali piccoli, simili ai topi ragni o ai ghiri o ai topolini di campagna, tendono a diventare sempre più grandi. E i predatori dei micromammiferi, le aquile, i gufi, le civette, anche loro necessariamente cambiano le loro dimensioni e diventano sempre più grandi. E così nelle isole, in Sardegna e in Sicilia, troviamo gufi giganti, civette giganti. Cosa rimane oggi della straordinaria varietà faunistica delle isole? È l'alba. Il sole torna ad affacciarsi su una delle più belle e selvagge isole del Mediterraneo, dove il tempo sembra essersi fermato. La Sardegna. La Giara di Gesturi è un remoto altopiano di roccia basaltica di origine vulcanica, protetto naturalmente da ripide pendici e terreni paludosi. È selvaggio e poco accessibile, come un'isola nell'isola. Qui, presso le sorgenti e le folte macchie di sughere, perastri e corbezzoli, vivono gli ultimi discendenti di una straordinaria razza di animali che un tempo popolava l'intera isola, i cavallini della Giara. Grazie all'isolamento naturale hanno conservato caratteristiche molto diverse dagli altri cavalli. Sono piccoli, circa 120 cm al garrese, di colore bruno scuro e hanno folte criniere. Molto resistenti e robusti, hanno i tipici occhi leggermente a mandorla, che fanno pensare possano discendere da animali importati dal Nord Africa dai cartaginesi in epoca pre-romana. Gli esemplari con la stella bianca sulla fronte sono il risultato di incroci fortuiti con altre razze equine. Oggi si stanno compiendo molti sforzi per evitare che si perdano i caratteri tipici di questi animali, unici al mondo. Ma la Sardegna conserva ancora altri tesori nel suo scrigno. Qui anche il cervo ha caratteristiche uniche. È il Cervus elaphus corsicanus, una sottospecie a sé, diversa da quella europea. Grandi branchi popolavano un tempo tutte le foreste dell'isola. Oggi sopravvivono piccole popolazioni nel sud della Sardegna, rese estremamente timide ed elusive da secoli di spietate persecuzioni. Un fitto velo di mistero avvolge ancora la presenza sull'isola di questo splendido animale. Si tratta di esemplari giunti dal continente attraverso lingue di terra emerse in epoca glaciale, oppure, come oggi parrebbe più probabile, sono i discendenti di individui introdotti ad opera dell'uomo in epoche remotissime. Di certo, erano qui già in età nuragica.
gli antichi abitanti dell'isola basavano sul cervo una parte importante della loro economia. Ricerche archeologiche hanno portato alla luce numerosi frammenti di corna, denti e ossa di cervo, che veniva cacciato per la carne squisita e anche per i preziosi palchi, da cui si ricavavano armi e ornamenti raffinati. Graziose figure di cervo sono rappresentate in molti oggetti nuragici. In un bronzetto databile tra l'VIII e il VI secolo, il cervo sardo è il protomo di una navicella votiva. La differenza con i cervi continentali si nota soprattutto nei grandi maschi adulti. I palchi non hanno le abituali 10-12 punte, ma al massimo 6 e terminano con un'estremità a forcella. L'altezza e il peso di questa sottospecie, inoltre, sono notevolmente inferiori rispetto ai cugini del continente. Il colore è più scuro, la fisionomia più tozza e massiccia. Sono animali bellissimi, che il lungo isolamento ha modellato e reso assolutamente unici, uno degli straordinari tesori regalati alle isole dall'evoluzione. Proprio sopra gli stagni di Cagliari, popolati da migliaia di fenicotteri rosa, troviamo un altro misterioso abitatore dell'isola, con una storia molto simile. Nel meraviglioso scenario della riserva naturale di Monte Arcosu, valli strette e profonde si alternano a macchie fiorite. Fitti boschi, balze, dirupi, rilievi inaccessibili fanno da cornice ad una delle zone più selvagge e affascinanti dell'isola. Il direttore dell'Oasi da alcuni anni conduce uno studio sul gatto selvatico sardo. Anche questo felino, dalle abitudini estremamente elusive, sembra discendere da una popolazione originariamente introdotta dal Nord Africa e infatti appartiene alla sottospecie libica, che si differenzia da quella continentale soprattutto per le dimensioni e il peso più ridotto. Un maschio adulto può arrivare a pesare poco più della metà rispetto a un esemplare della sottospecie continentale. Dopo i controlli di rito, il nostro timido felino è libero di tornare nel suo ambiente naturale. Continuiamo il nostro viaggio avventuroso. Un'altra piccola e misteriosa isola del Tirreno, di fronte al Golfo di Napoli, ricoperta di fitti boschi, custodi di antichissimi segreti. E un altro studioso della fauna insulare, che ci aiuterà a comporre il mosaico con nuovi preziosi indizi. L'isola alle mie spalle è Vivara, oggi riserva naturale dello Stato. È una delle tante piccole isole del Mediterraneo ricoperte da una splendida vegetazione di macchia mediterranea. La forma a mezzaluna fa capire che si tratta dell'orlo di un antico cratere, un cratere flegreo, oggi spento e sommerso dal mare. Da sempre gli zoologi si sono incuriositi e hanno studiato il fenomeno della colonizzazione da parte della fauna selvatica delle piccole isole. E hanno scoperto tantissime cose straordinarie, adattamenti, addirittura nascita di nuove specie, e vedremo che le piccole isole hanno condizionato molto la ricchezza e la biodiversità di questo pianeta. Sulle isole vivono meno specie rispetto al continente. E il biogeografo statunitense MacArthur, che ha studiato a lungo questo fenomeno, ne ha ricavato una teoria, la cosiddetta teoria dell'insularità. Egli ha dimostrato che il numero di specie diminuisce con la diminuzione della superficie dell'isola e con la distanza dell'isola dal continente. Quanto più un'isola è piccola e quanto più è distante da un continente,
tante meno specie ha. Non soltanto si riducono le specie sulle isole, ma le specie che hanno colonizzato le isole vanno incontro a delle interessantissime trasformazioni di carattere genetico ed evolutivo. La fauna che colonizza le piccole isole va incontro a un fenomeno detto fenomeno del fondatore, o anche conosciuto come fenomeno del collo di bottiglia. Cosa accade? Che la popolazione che dal continente raggiunge in vari modi un'isola, può essere volando, può essere trasportata su di un tronco alla deriva nel mare, porta con sé una parte del patrimonio genetico della specie che occupa il continente. Quella piccola parte di patrimonio genetico evolverà sull'isola, staccato dal grande pool genetico della parte relativa alla popolazione continentale. Quindi ha già un primo indirizzo, è come se arrivassero su di un'isola soltanto uomini e donne con i capelli rossi, quando sul continente sappiamo che abbiamo uomini con i capelli rossi, con i capelli biondi e con i capelli neri. Cosa accadrà su quell'isola? Che nasceranno e si evolveranno sempre soltanto uomini con i capelli rossi. E questo è quello che accade quando arriva una nuova specie animale su di un'isola. Non solo, ma sull'isola andrà incontro a fenomeni di selezione naturale, perché incontrerà ecosistemi nuovi, situazioni climatiche nuove, nuove forme di cibo, e dovrà quindi adeguarsi a queste situazioni. Non ci dimentichiamo che Darwin ha iniziato a pensare alla teoria dell'evoluzione proprio osservando la fauna di un arcipelago, le isole Galapagos, al largo dell'Ecuador. Sulle isole, quindi, nel tempo, con l'isolamento prolungato, tendono a formarsi prima sottospecie e poi nuove specie, il fenomeno chiamato speciazione. Sulle isole, in particolare sulle piccole isole sparpagliate negli oceani, che sono quindi lontanissime dalle masse continentali, ci sono tantissime nuove specie, sono un elemento di grande arricchimento della diversità del pianeta. Specie che poi vanno incontro anche a forme, se volete, bizzarre. Vediamone qualcune. Isola di Aldabra, Oceano Indiano. Qui le comuni tartarughe terrestri, attraverso straordinari processi evolutivi, hanno assunto dimensioni colossali, caratteri morfologici particolari e abitudini alimentari inconsuete. Arcipelago indonesiano, isola di Komodo. Centinaia di migliaia di anni di isolamento hanno trasformato innocui sauri, provenienti forse dall'Australia, in enormi e aggressivi lucertoloni carnivori. In altre isole ancora più remote, l'assenza di predatori ha convinto alcuni uccelli a rinunciare addirittura all'uso delle ali. È il caso del kiwi, il famoso e ormai rarissimo simbolo della Nuova Zelanda. La rinuncia al volo nei luoghi più isolati del pianeta ha interessato anche gli insetti. Nelle isole battute da forti venti, le ali rappresenterebbero solo un problema. Ecco allora che in alcune farfalle si sono ridotte a semplici moncherini. In altre farfalle, addirittura, le ali sono del tutto assenti. Facciamo rotta di nuovo verso il Golfo di Napoli. Sulla piccola isola di Vivara ci aspetta ancora il professor Frassinet. Ma di stranezze faunistiche, ovviamente virgolettate, perché si tratta di forme animali soggette a forti spinte evolutive della selezione naturale, le incontriamo anche nelle isole del Mediterraneo. Ovviamente qui non abbiamo avuto enormi speciazioni come nelle isole sperdute dell'oceano, perché siamo troppo vicini alle varie masse continentali che circondano il Mar Mediterraneo, ma delle forme di popolazione particolari si sono evolute anche nel nostro piccolo mare. Abbiamo forme di gigantismo, ma anche forme di nanismo. Su quest'isola, su Vivara, in particolare sembrerebbe esserci una popolazione di coniglio selvatico nano, tra l'altro una popolazione anche particolarmente abbondante e densa, guardate quante fatte si trovano camminando su quest'isola,
anche se probabilmente i continui ripopolamenti con individui per scopo venatorio hanno alterato la genetica di questa popolazione, quindi si è perso questa caratteristica particolare di questa isola. Ma dove anche noi del Mediterraneo possiamo vantare un bel esempio di biodiversità è nel campo delle lucertole. Si può dire che forse non c'è piccola isola mediterranea che non abbia una sua popolazione di lucertola, a volte con colorazioni deliziose. Non mancano forme azzurrognole, grigio-azzurre, particolarmente delicate e deliziose nei colori, come le famose lucertole che crescono e vivono sui faraglioni di Capri o su altre realtà del Mediterraneo. Un altro esempio tipico di cianismo, cioè di lucertola azzurra e grigia, è la bellissima lucertola di Zannone, che presenta questo ventre di un colore fantastico. Un caso invece bello da citare di melanismo nelle lucertole, cioè di lucertola completamente nera, è quella che vive sull'isola granitica sarda di Molarotto. Si ipotizza che questo fenomeno della colorazione nera possa servire a questo rettile per allungare le ore di attività e quindi di predazione. Sull'isola non c'è moltissimo da mangiare e quindi occorre essere più tempo attivi. Avere una colorazione nera significa assorbire più calore e di conseguenza conservare attività, essendo i rettili animali, come si sa, a sangue freddo, per più tempo e quindi poter cacciare anche quando fa meno caldo e c'è meno sole all'alba e al tramonto. L'antica favola dell'isola come luogo del sogno e del mistero, scrigno di segreti inaccessibili e tesori preziosi, ha radici molto remote. La leggenda del mostro con un occhio solo, nascosto sull'isola, accecato dal prode e astuto viaggiatore, è forse la metafora della nostra paura dell'altro e del diverso. In realtà, anche la nostra specie deve molto proprio all'isolamento geografico che in centinaia di migliaia di anni ha generato nelle diverse popolazioni umane quella straordinaria gamma di differenti caratteristiche somatiche che oggi costituisce la nostra più grande ricchezza biologica. È infatti la capacità della specie umana di proporre forme continuamente diverse che gli ha permesso di rimanere protagonista sul grande palcoscenico della Terra a quasi 4 milioni di anni dalla sua comparsa, superando indenne le catastrofi e i rivolgimenti più spaventosi. È proprio la grande variabilità che consente agli esseri viventi di adattarsi velocemente agli ambienti e ai climi più diversi, di diffondersi e abitare ogni angolo del pianeta e di essere pronti a offrire soluzioni nuove quando grandi cambiamenti esterni lo richiedono. L'evoluzione stessa dipende in gran parte dall'infinito potenziale di variazione insito nella vita. La differenza genetica e quella culturale sono dunque un nostro immenso patrimonio. I diversi, allora, non sono affatto mostri, ma preziosi, inestimabili tesori.